Maria De Filippi conquista tutti. Durante la finale di Tu sì che vales, la conduttrice ha improvvisato una sfilata sulle note di Beat It, il capolavoro di Michael Jackson. Ma a conquistare il pubblico è stato il suo abbigliamento. La conduttrice, infatti, ha sfilato e ballato travestita da Giovannino, il personaggio chiave del programma condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sacara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. Un'esibizione che ha scatenato l'ilarità sui social, soprattutto per la reazione di Sabrina Ferilli. Tale e quale show, Antonino Spadaccino trionfa anche nella finalissima dei campioni. Sabrina Ferilli impietrita, nessuno si sarebbe mai aspettato che Maria De Filippi potesse mettersi in gioco così tanto. E oltre al pubblico da casa, anche Sabrina Ferilli è rimasta impietrita di fronte alla performance dell'amica. Ma è Maria? No, si è impazzita, ha commentato a performance terminata. Giovannino il disturbatore a Tu sì che vales per 2 anni è stato il disturbatore di Sabrina Ferilli, regalando gag divertenti che hanno intrattenuto il pubblico giocando sulla simpatia verace dell'attrice. Ma chi si nasconde dietro la maschera e il mantello di Giovannino? A celarsi sotto l'ormai popolare mantello rosso è Giovanni Iovino, attore e cabarettista originario di Napoli. Iovino, nonostante i suoi 26 anni, ha una lunga esperienza da animatore da villaggio turistico alle spalle e da poco ha fatto il salto nel mondo del cinema e della televisione. La reazione del web è: mentre Sabrina Ferilli non crede ai suoi occhi, il pubblico da casa si gode il siparietto di Maria De Filippi, scatenando la reazione divertita sui social. Su Twitter molti utenti hanno commentato l'ironia di Maria davvero inaspettata.